Va che roba, vi piace il mio studio? È nuovo, l'ho comprato qualche mese fa, in realtà è finto ovviamente ed è in casa mia, quindi io in casa ho uno studio particolare con un po' di camere, con un po' di computer abbastanza potenti e un po' di trucchetti, di software ovviamente che messi insieme ci permettono di ottenere tutto questo. Vi piace? Ma a prescindere da questo, io oggi sono qui per la prima volta in questo studio, ma ci torneremo, per parlarvi di una cosa che ha a che fare con voi, soprattutto se gestite un'azienda, se siete proprietari di un'azienda. E il problema è questa gabbietta, perché questa rappresenta, questa qui che ho davanti, la gabbia in cui i social network ci tengono quando usiamo loro per raggiungere i nostri potenziali clienti. Perché una volta lì dentro, loro ci danno tutto, è tutto comodo, ci permettono ovviamente di usare con facilità una serie di strumenti, ci permettono di raggiungere i nostri clienti, ma poi siamo fregati perché rimaniamo chiusi dentro la loro gabbia. E allora bisogna riportare a casa gli utenti. Questa cosa si chiama back home strategy, cioè usciamo dalla gabbia e portiamoci a casa i nostri follower. E allora questo è il consiglio che vi voglio dare oggi, perché loro cercano di attrarci all'interno di un mondo che apparentemente funziona, ma poi nella realtà scopriamo che ci fanno raggiungere solamente il 5%, l'1% dei nostri follower. Quindi se noi abbiamo per esempio 10.000 follower, solamente 500 più o meno verranno raggiunti a seconda dei loro algoritmi, poi cambiano ogni volta, e quindi noi facciamo una fatica pazzesca per raccogliere utenti social, abbiamo molti like, però alla fine li abbiamo a casa loro, mica ci danno il numero di telefono di questi signori, per cui non li possiamo raggiungere direttamente. Questo lo fanno per guadagnare dei soldi, perché poi per ovviamente il loro modello di business, per fare in modo che noi si possa raggiungere tutti quelli che abbiamo in qualche modo aggiunto come follower o che hanno deciso che in qualche modo gli piacciono i nostri prodotti, il nostro marchio, dobbiamo pagare, ok? Per cui in realtà una volta, prima di questo mondo dei social, si facevano i siti internet, si spendevano energie in digital marketing per promuovere il proprio sito internet. Poi si è persa questa cosa e piano piano pochissimi sono rimasti a fare quell'attività e tutti gli altri in realtà si sono spostati sui social network, rimanendo quindi chiusi dentro una gabbietta. È chiaro, gestire il proprio sito internet è molto più complesso e i social giocano su questo, perché dover fare un proprio sito con un aspetto carino, decente, funzionante, significa che insomma è complicato, così come è complicato guidare un aereo di questo tipo, mentre alla fine far andare i social network è come usare un joystick, è tutto pronto, nella gabbietta c'è la rotellina, c'è l'acqua, ci sono le cosettine da mangiare, tutto pronto, però si è in gabbia. E allora se si ha un'azienda, se si ha un prodotto in mano, è bene in qualche modo pensare di utilizzare invece i social per riportare a casa gli utenti e creare una buona casa che però sia propria, che non sia più una gabbietta creata da terzi. E questo è il problema più grande, perché evidentemente, sai, una volta si spendevano energie per il proprio sito, si imparava, c'erano i grafici ed erano tanti che pensavano ad una grafica adatta, i gestori delle piattaforme, la parte diretta di web marketing, di tutto quel mondo che oggi un pochino si è perso da qualche anno proprio per andare verso i social. Ho scritto peraltro un libro che si chiamava Escape from Facebook, proprio dedicato a questo. Peraltro a volte il budget da destinare apparentemente è più elevato, anzi lo è forse per fare un sito eccetera, per promuoverlo, ma il risultato è che poi tutti quei soldi spesi rimangono a casa in qualche modo. E invece di solito si tende a spendere un pochino poco, purtroppo, quindi si fanno siti che il budget è questo qua, anche se l'obiettivo è questo qui, e il problema ovviamente è evidente, che ci richiede competenze, tant'è che questo è un tipico prodotto Google, questo è un tipico prodotto Apple e questo è il sito dell'azienda di solito che non sa fare bene il proprio lavoro di appunto web design, web marketing, che poi ha a che fare con l'usabilità e con un'altra serie di sistemi. Ah, questo è il povero utente che ci deve navigare dentro. Per cui amici, cerchiamo di investire sulla nostra casa, quindi create il vostro sito, lavorate sul vostro sito, cercate di sì continuare a usare i social, ma per portarci a casa gli utenti. È chiaro, un post con un link genera meno traffico, non a caso, verso il sito rispetto a un post senza link. Perché? Perché i social lo sanno che lo usiamo per portarci a casa del traffico. Però tuttavia, secondo me, questa è la strategia da seguire, soprattutto per chi non vuole dipendere più dai social network e non stare nella gabbietta. È tardi, dite voi, ormai avete preso una strada, ma non è mai troppo tardi.
Allora, per oggi ci fermiamo qui, poi passiamo ad un altro consiglio, credo settimana prossima, vediamo. Se vi piace questo, magari ne ve ne do un altro. Ciao a tutti!